Andrea Ciumei, sindaco di Marciana Marina, alla vigilia, ormai a poche ore dal referendum per il comune unico dell'Isola d'Elba. La sua posizione è già nota, ma quali sono le sue puntualizzazioni appunto a poche ore dal referendum? Le mie puntualizzazioni sono che noi ci troveremo a votare non tanto sulla volontà nostra di procedere all'accorpamento dei comuni, quanto su una legge di iniziativa popolare che ben pochi conoscono, che è composta da 8 articoli. E fra questi spicca la figura del commissario regionale, una figura nominata da Firenze che avrà pieni poteri sulla nostra isola, che deciderà per i vari strumenti, compresi i regolamenti urbanistici piuttosto che altri regolamenti di vitale importanza, e che senza dubbio arrecherà danno a questo territorio, in quanto la maggior parte dei cittadini l'hanno già espresso, i sindaci si sono già espressi. Non è volontà del territorio, non ha assolutamente una valenza, elbana, ma sarà senz'altro una persona che da fuori cercherà di governare secondo le proprie volontà, ma soprattutto secondo le volontà della regione, come è scritto nella legge, per ridefinire l'assetto istituzionale di quest'isola, e che arrecherà parecchi danni, a mio modo di vedere, al territorio stesso. Avremmo più municipi, che saranno attualmente i comuni? Nessuno lo sa. Avremo personale assunto con qualifiche e con categorie differenti. Chi comanderà questo personale? Immaginatevi il caos che si verrà a creare dal punto di vista del pubblico, che non avrà più punti di riferimento, a meno che qualcuno non sia già pronto, abbia già calcolato questo evento, e allora mi viene da pensare male. Però siccome io sono in buona fede, male non ci voglio pensare, non faccio altro che focalizzare sul grande caos, e quindi il grande caos, l'estremo caos che ci sarà dal momento che qualcuno avrà l'ardire di votare sì a questo referendum, per poi procedere verso un accorpamento senza senso, ma soprattutto senza architettura. Quali saranno le ragioni per chi vorrà votare no al Comune Unico? Io non sottovaluterei questi aspetti, quelli tecnici, perché in linea di principio, l'ho sempre detto, lo ribadisco oggi, io non sono affatto contro a un nuovo assetto istituzionale della nostra isola, del nostro territorio. Anzi, con il Comune di Marciana e con il Comune di Campo stiamo portando avanti diverse gestioni associate che non sono altro, a mio modo di vedere, il preludio a qualcosa che necessariamente dovremo fare. Sappiamo tutti bene che i comuni in questo momento hanno delle difficoltà determinate dagli ostacoli che ci vengono messi e dai paletti che ci vengono imposti dai livelli superiori, quindi dal governo centrale nella fattispecie, senza voler entrare in quelle che sono le difficoltà che anche la regione ci pone, non ultimo questo referendum al quale siamo chiamati a votare. Ma bisogna votare no semplicemente perché, per quanto mi riguarda, il Comune di Marciana Marina sta applicando per esempio una tariffa IMU, un IMU al 2 per 1000, cosa che non succede in altri comuni dell'Isola d'Elba. L'abbiamo fatto coscienziosamente e consapevolmente, sapendo che i nostri estimi catastali sono fra i più elevati d'Italia. Se avessimo applicato una tariffa base come il 4 per 1000, avremmo vessato i nostri residenti, i nostri ospiti, senza che ce ne fosse stato bisogno, perché i conti del Comune di Marciana Marina sono in perfetto ordine, abbiamo un avanzo d'amministrazione che peraltro non potremo nemmeno spendere grazie al patto di stabilità interna, e questo è un altro di quei paletti che vi dicevo. Ma abbiamo un'assistenza agli anziani che credo non abbia pari per abitante all'Isola d'Elba. Non abbiamo aumentato la pressione fiscale ai nostri residenti dal 2007 a oggi, e credo che sia un caso unico, forse non solo all'Isola d'Elba. Perché i marinesi, nella fattispecie, dovrebbero votare sì? Esistono motivazioni politiche, forse una sinistra che non riesce a vincere neppure contro di me, insomma avrebbe piacere magari diffondersi per riuscire a trovare qualche escamotage e quindi affermare la propria esistenza in un comune come Marciana Marina, ma non credo che questo valga la pena per distruggere una comunità che vive grazie all'intervento non solo dell'amministrazione ma anche del volontariato che esiste sul territorio. Quindi perché questo salto nel buio? Ma questo è solamente un esempio. Ne esistono decine di esempi perché votare no. Primo, quello del futuro assetto istituzionale, che non è affatto scontato perché nessuno lo può conoscere al momento. Troppe le insidie che si annidano all'interno di quegli 8 articoli, troppe le difficoltà che si
avrebbero, se quegli 8 articoli sarebbero messi in pratica, un commissario nominato non si sa bene da chi a questo punto, perché dovrebbe essere regionale, ma probabilmente non lo sarà, che forse conosce il territorio, forse lo conosce talmente bene da voler imporre una propria volontà, una volontà che senz'altro non è quella degli albani, perché nessuno la conosce, perlomeno confrontandosi, forse qualcuno sì, ma insomma qui non voglio polemizzare. E poi perché organizzare meglio l'isola d'Elba è necessario. Quello che deve essere fatto è un coinvolgimento vero di chi oggi amministra, perché solamente chi oggi amministra conosce i limiti e le difficoltà che esistono nei nostri territori, e solamente chi amministra è capace di fare una proposta che sia coerente con le necessità delle persone amministrate. Guai fare un salto nel buio, guai affidarsi alle mani esperte, o forse troppo poco esperte, di chi ha proposto questo comune unico, ma soprattutto di chi lo sta perorando e di chi vuole distruggere il territorio, non si sa bene a favore di chi. Grazie Andrea Ciumei per il suo contributo. Grazie a voi.